Mamma mia! Questa bene, eh? Ciao ragazzi, qua JW Jackson, bentornati sul mio canale. Siamo qui al campo della Lombardia 1 con un portiere internazionale. Addirittura. Eh sì, perché comunque tu sei di origini brasiliane. Mia madre è brasiliana. E hai giocato in Spagna? Ho giocato l'anno scorso in Spagna, nel Prat, in Serie C spagnola. Ma diciamo prima di tutto chi sei. Ragazzi, sono Riccardo Melgrati, settore giovanile dell'Inter, ho fatto 10 anni di Inter, con qualche invocazione anche in Under 17, Under 18, Under 19. Poi sono passato in Serie C, in Serie B, e l'anno scorso ho avuto una bellissima esperienza appunto internazionale. Sono andato in Spagna in Serie C, nel Prat, sono trovato molto bene, ve lo consiglio. In Serie B dove? In Serie B ho fatto Provercelli e Cesena 2 anni. Se avete la possibilità di andare all'estero, soprattutto per giocare a calcio, e aprirvi una nuova esperienza, fatelo. Quanti anni sei andato in Spagna? Sono andato l'anno scorso, ho fatto semplicemente 6 mesi. Quindi a quanti anni? E avevo 25 anni. Il ruolo del portiere è differente. Il portiere spagnolo è molto più piccolino, più agile, più tecnico, più esplosivo, mentre la tecnica italiana comunque è basata molto sulla tecnica in sé, come la precisione della presa, la precisione della parata, la precisione delle uscite alte. Quindi Ricky, io sono curiosissimo di testarti. Oggi avremo anche un altro calciatore che ti tirerà, ed è Odoamadi. Fortissimo, infatti sono un po' spaventato. Ti calcerò anche io, quindi su questo puoi star tranquillo, però mi spaventa un po' meno, però bisogna essere pronti. Sei pronto ad andare in campo? Andiamo. Alla grande, vai. E ragazzi, come calciatore io avrò un altro calciatore, perché Odu è ancora qui con noi. Questa volta calceremo insieme, ok Odu? Ci sono, fra. Bello questo. Bello? Bello. Grande Ricky. Danno, tu sempre... Vado. Dove fai? Bravo. Mamma mia! Questa bene, eh? Mamma mia! Ce l'hai allora, oh! Bravo! Bravo! Si è abbassata alla fine, è stato bravo, eh! Questa era difficile, l'hai fatta come Ronaldo ad abbassare. E invece la differenza tra gli attaccanti spagnoli e gli attaccanti italiani? Allora, gli attaccanti italiani molto più fisici, proteggono molto di più la palla, quindi il portiere deve stare attento con soprattutto la protezione di palla, che sono pronti, agili a girare, a girarsi e spostare, calciarla. Mentre gli attaccanti spagnoli comunque prediligono magari andare nello spazio, il gioco a terra, quindi magari anche lì è una questione tecnica. Certo. Hai più una lettura degli attaccanti spagnoli, mentre gli attaccanti italiani sono molto più fisici, anche le incornate di testa sono più pericolosi. Bello! Bravo! Ma questa è bella! Grande Ricky! Oh, tu! Ma! Bello Ricky! Bravo. Uno, due! Questo... No. Questo è bello! Bravo! Bravissimo! Bravo. Bello! Qua piede e mano. Bravo, è troppo forte quello. Che parata è? Questa è copertura dello spazio, come si fa in Spagna, con la chiusura a croce. In Italia si predilige l'attacco palla, mentre in Spagna, in altri paesi come la Germania, in Inghilterra... Infatti sai cosa ti volevo dire? Neuer. Neuer sempre. Tutte Neuer così. E Ter Stegen, sempre questo. Occupano lo spazio con l'apertura del volume del corpo per andare appunto alla ricerca di chiudere lo specchio della porta per l'attaccante. Questa è bellissima, veramente. Hai voglia di fare qualche rigore? Vai. Sei un pararigori? Diciamo che ci sto lavorando. Ci sta lavorando? Vediamo, no, dai. Qualcuno ha parato. Dai. Allora, facciamo una sfida. Io contro Odu. Sì. 5 rigori a testa. Ok. Ricky.
I piedi sono molto simili. No, scherzo. Vabbè, vediamo, su rigori può capitare tutto, eh. Ho due amadi dal dischetto. Ah, 1-0. Giorginio. 1-1. Ah, madonna, ma che... Ma sei un chirurgo. È freddissimo, sei un chirurgo. Questa ho fatta Giacomo. No! Oh. Per adesso 3-1 Odu. Dai, dai! Bello questo, bello, eh? Bello. Siamo 4-3 per te. Se fai questo hai vinto. Vai Ricky! Ora ti concentro l'avversario. Dai Ricky! No! 5 su 5, Odu. Hai vinto. Guarda, mamma mia! Che culo! Questo è culo, eh! Allora, su rigori ha vinto Odu, sì. Però vabbè, è un fuoriclasse lui, quindi... Mi rubava il tempo. Certi rigori non si possono imparare, dai. Cioè, quello che ha messo lì all'incrocio era veramente tosto. Bello, bello. Bravo lui. Andiamo a fare qualcosa coi piedi, che Vai. Mi ha detto che sei forte. Prima di tutto, ho visto che sei ambidestro. Sì. E comunque l'utilizzo dei piedi nei portieri di nuova generazione è fondamentale. Assolutamente. La nuova scuola vuole anche quello. Vuole anche la capacità di far ripartire. Di far ripartire la squadra, da trasformare l'azione in difensiva con un passaggio solo, con un lancio solo in offensiva. E per i portieri è importante anche quello. Esatto, mi viene in mente De Gea. De Gea, che coi piedi è una bestia. Ederson, Allison, sì, sì. Ormai nuove generazioni sono tutte pronte. Allora, che sfida vogliamo fare? Una sfida di precisione? Vai, precisione. Va bene, mettiamo magari una porticina. Vai, porticina. E destro e sinistro. Vai. E la mettiamo lì, vai, ok? Alla grande. Andiamo, Ricky. Allenamento quindi di precisione, una vai, challenge. Abbiamo sistemato la porta in questo modo. Praticamente c'è il reparto di sinistra, che è il reparto blu, composto dalla porticina bassa e dal 7 alto. E la parte destra, che è la parte arancio, anche qui parte bassa e parte alta. Vai. Io ti chiamerò e ti dirò ad esempio blu alto, blu basso, e vediamo quante volte lo colpisci. Vai. Ci siamo, Ricky? Vai. Arancio basso. Eccola. Primo. Vai. Primo andato. Secondo pallone, blu alto. Eccola. Questo è tosta, eh? Basso. Basso. Vabbè, dai, mezzo punto. Arancio alto e poi blu basso. Vai. Una. Porca. Due. Oh, è andata bene. Quell'arancio lì l'hai spodestato. Buonissimo. Vabbè, da vicino diciamo che ce l'hai, eh. Cioè puoi battere pure le punizioni alla Rogerio Seni. Infatti è il mio idolo. Sì? No, grande, mi piace. Brasiliano, calciava le punizioni, ha fatto un sacco di gol. Infatti. Nel San Paolo. E allora, dato che comunque da qui te la cavi benissimo, andiamo un pochino più lontano? Andiamo da lontano. Andiamo, vai, da lontano per vedere proprio i rinvii lunghi. Vai, ok? Andiamo. Anche perché, come ha detto lui, nel calcio spagnolo, o comunque i portieri spagnoli, i portieri brasiliani, sono troppo importanti nella ripartenza, quindi coi piedi devono essere buoni. E un lancio lungo può far partire il contropiede. Quindi vediamo la precisione di Ricky anche da distanza. Ricky, vai. È tosta, eh? La devi mettere blu bassa. Eccola. Oh! Aia! Questo l'ho messo. Al primo? È il primo colpo. È male, eh? Ricky! Vai! Arancio alto! È mio! È tosta, eh? È mio! Eccola! Presa! Te l'hai messa sopra! No, guarda che... Io direi che vale. Questa vale? Perché gliel'hai appoggiata sopra, allora l'incrocio, vale. Quindi questa vale. Basso arancio. Vai, vai, stavolta è quella giusta. È lui. È questa? È questa? È questa? È entrata. Io non so come fai a fargli girare il pallone così. Tecnica spagnola. Tecnica spagnola. Ho preso lì. No, veramente. Cioè, io ci provo adesso. Bravo. Ma non è come il tuo, cioè il tuo proprio fa così, vai, capito? Cioè, guarda come fa sto pallone! Poi vabbè, ha girato talmente tanto che è andato centrale. Vabbè, Ricky. Oh, grazie mille. Grandissimo, grande, te lo giuro. Grande te. Cioè, io ti metterei dove? A fare il regista. Cioè, no, mi basterebbe calciare qualche punizione. Madonna, ma ci starebbe un botto al 90esimo. Vai, 90esimo gol sotto la curva.
o poi alzi la maglietta con scritto iscrivetevi al canale, ok? Grande, sono pronto. Ricky, grazie mille. Grazie a te. Io dico sempre di seguire comunque le carriere dei miei ospiti sui social, vogliamo dire il tuo Instagram. Riccardo.Melgrat. E sei anche attivo? Attivo, abbastanza attivo, certo. Fai vedere comunque i tuoi allenamenti, eccetera, assolutamente, eccetera. Assolutamente, mi alleno. Ragazzi, dopo questo video metterà una storia su come tirare a giro. L'hai detto? Assolutamente, lo faccio. Lo fa. Solo per voi. Quindi raga, andate tutti quanti nelle sue stories di Instagram che vi spiegherà appunto come impattare bene il pallone per fare questi rinvii a giro che per i portieri sono utilissimi, perché poi gliela dai così e la fascia parte. Vai. Ah, che relax ragazzi, tornato a casa dopo il video e adesso voglio farmi una bellissima partita all'Xbox a FIFA, però c'ho fame e non voglio nemmeno uscire. Sapete che vi dico, me lo sono meritato, voglio riprendermi le energie e godermi una bellissima serata. Mi voglio ordinare McDonald's ragazzi, me lo faccio portare anche a casa. Eccolo ragazzi, è arrivato. Cioè me lo sono fatto pure portare a casa, così mi godo questa seratina e me la prendo per me. Quando si parla di cose nuove al McDonald's, ovviamente ragazzi, non posso mancare. Lo so che vi sto facendo rosicare un sacco in questo momento. Ragazzi, il video finisce qui, io mi godo il mio panino. Ciao a tutti.